Come possiamo trovare gli asintomatici? Fare una politica di tamponi, quindi di test mirati anche ai contatti, potrebbe facilitare anche il rilevamento di persone asintomatiche. Per fare questo c'è bisogno di fattibilità, c'è bisogno di reagenti, c'è bisogno di squadre sul territorio. Insert the nozzle facing to the cheek side, drench and make sure that the animal swallows. Immaginare che il virus sia arrivato fin qui non è facile. Si alza sul lago d'Iseo il drone della polizia in un altro weekend di isolamento e controlli dalla Lombardia alla Sicilia, occhi puntati su parchi e coste. Sta andando a fare la spesa. Si potrebbe tornare in alcuni uffici e cantieri, nei parchi, anche oltre i 200 metri da casa, a patto di rimanere sempre distanziati ed evitare assembramenti. E ci sono le regole, bisogna rispettare. Io volevo andare, ma non sono andato. In tanti però hanno fatto diversamente e ora il paese è zona rossa. Da ieri non si esce e non si entra a Campagnano, un comune alle porte di Roma, dove i contagi in un centro di riabilitazione hanno fatto scattare l'allarme. Francesca Sancini è andata a vedere la situazione. Campagnano resterà blindata fino al 2 maggio, dopo i numerosi episodi di contagio in una struttura di riabilitazione dove la metà, praticamente sia dei pazienti che degli operatori, è rimasta contagiata dal Covid. Speriamo che facciano controlli a tappeto, io mi auguro che facciano controlli adesso a tutti a questo punto. Quando sono stati fatti i primi tamponi? Il 3 aprile dall'ASL Roma 4. Nel frattempo i contagi sono andati avanti. Sono 51 pazienti che già vivevano una condizione di fragilità. E poi c'è il personale. Dottore, il 3 aprile arrivano i primi tamponi. Che cosa è successo in quei 15 giorni? Perché siamo arrivati a Campagnano, zona rossa? Allora, dal 3 aprile in poi ci sono stati innumerevoli controlli del Dipartimento di Prevenzione, del sottoscritto, del direttore. Perché senza una visione di insieme. 80 artisti di tutto il mondo, da Maluma a Jennifer Lopez.